Insomma, tra 10 minuti i vertici della UEFA ci dicevano: vogliono idee nuove per il calcio, ma qui non sta venendo fuori un bel niente. Cos'è che gli vado a dire a Platini? Perché non gli chiediamo un arbitro dietro la porta per vedere se la palla è dentro e i falli in area? Uè, ma sei matto? Ma non ti ricordi il gol di Balotelli col Genoa o il bagger di Adriano nel derby? Allora introduzione del cartellino beige per i falli duri, con espulsione temporanea e 30 flessioni. Eh già, e perché non i pesi? Ma no, questa non ce la prenderanno mai. E se facessimo giocare tutte le squadre con dei fantastici kilt scozzesi? Sarebbe troppo 2.0. Sì, e poi cos'è che fanno? Si scambiano i gonnellini a fine partita. No, qui ci vuole qualcosa di più forte. Ce l'ho. Facciamo che in caso di pareggio si decida a punti chi ha giocato meglio. Così vince sempre la Roma. Sì, e punti chi è che li dà? Il televoto. Non siamo mica calciando sotto le stelle. A me piaceva quella dell'intervallo prolungato, un'ora e mezzo tra primo e secondo tempo. Io mi sparo uno spuntino mentre Maldini e Favalli si fanno la pennichella. Bello, e io durante l'intervallo posso tenere una conferenza stampa extra? Perché non tiriamo fuori la moviola in campo? Quella è sempre buona. Eh sì, bravo. E quando la volevamo noi, voi juventini, no. Adesso che fischiano per noi, e poi comunque a Platini non piace. Insomma, signore, vi confesso che sono molto deluso. Non una sola proposta decente di innovazione. Ma quale innovazione, innovazione? A Platini gli dobbiamo chiedere di giocare in 7 invece che in 11. Risparmieremmo il 36% degli stipendi. E pecunia non olet. Mai.